E tu hai paura qualche volta? Sicuro che tutti i piloti quel che paura, se no non mai frenata e uccido sempre. Ma non è una paura normale come le altre persone, è un rischio calcolato. E Villeneuve attento all'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, è entusiasmante questa corsa, di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste. Villeneuve è stato uno degli sportivi più amati dagli italiani, è uno di quei personaggi che è andato oltre il ristretto ambito dello sport di appartenenza. È stata una rockstar perché ha rappresentato nell'ambito delle corse un'Italia popolare, uno sport popolare, perché quello delle corse tra gli anni 70, fino agli anni 70 e i primi anni 80 era uno sport di popolo. Noi lo facciamo vedere il tifo che c'era a Monza, che c'era a Imola, che ecco Villeneuve, era un po' quell'Italia spaccona ma genuinamente popolare. Nel documentario c'è una foto famosissima che ritrae Villeneuve ed Enzo Ferrari ai box di Imola. Quella foto racconta il rapporto tra Villeneuve ed Enzo Ferrari, che era un rapporto speciale, quasi tra padre e figlio. Ferrari si è affezionato a questo personaggio. C'è un'immagine bellissima che noi abbiamo messo senza spiegarla, che è l'anno dopo la morte di Villeneuve, che è stata nell'82. Nell'83 Enzo Ferrari inaugura il monumento a Villeneuve davanti alla pista di Fiorano e vedi un uomo importante, un uomo duro anche, commuoversi e chiedere alle persone attorno, perché poi non c'erano transenne, non c'era niente, di fare silenzio, perché lui in quel momento, lo vedevi, era un uomo commosso. E quindi è chiaro che tra Villeneuve e Ferrari c'è stato qualcosa di più. Forse anche per questo ha senso il nostro documentario, perché in un mondo anche spietato, in un mondo dove si moriva in pista, c'è stato spazio anche per una parte estremamente sentimentale. Villeneuve è stato chiamato l'aviatore perché, specialmente nelle prime gare, non che dopo si sia risparmiato, però diciamo è volato sopra la testa di alcuni piloti, e questo era un soprannome in realtà dispregiativo, come dire, l'aviatore non è un pilota. È un soprannome che secondo me però oggi lo leggiamo da un altro punto di vista. Tieni conto, poi noi questa cosa l'abbiamo sempre dentro il documentario coltivata, perché poi lui sfiderà un jet dell'aeronautica militare e poi nel finale facciamo vedere lui che guarda le frecce di colore che volano in alto e dice: quelli sì che sono coraggiosi, mica noi. E quindi c'è tutto un racconto, un parallelismo tra il pilota e il mondo dell'aviazione, ovviamente sempre sottile, che torna in alcuni punti del documentario. In un progetto come questo è fondamentale l'archivio sia fotografico che filmato. Siamo partiti dagli archivi della RAI, delle teche, poi però abbiamo fatto una ricerca sia all'estero su altri archivi, sia anche degli archivi privati. Abbiamo recuperato gli archivi di Telesprint, che era il canale video di Autosprint, e di Rombo TV, dove ci sono immagini esclusive per certi versi. Poi c'è tanto lavoro sulla ricerca delle fotografie, perché per me è importante lavorare sulla ricerca fotografica. C'è una parte animata con delle tavole fatte da un disegnatore che si chiama Squaz. C'è tanta varietà nel nostro documentario, perché quello che mi interessava era spezzare sempre il ritmo della storia. Emergono degli elementi che non sono solo quelli dell'impresa sportiva, ma appunto di un mondo che si è raccolto attorno alle corse, che si è raccolto attorno a Villeneuve. May your heart always beat loud and